Oggi ricetta, un'altra ricetta natalizia. Faremo i biscottini di pan di zenzero e li farò perché mio figlio li vuole portare domani a scuola ai suoi compagnetti. Vi dico subito quali sono gli ingredienti, così iniziamo con la ricetta. Hallo und herzlich willkommen in Küche des Herzens. Heute machen wir auch ein Weihnachtsrezept, die Lebkuchen. Sag sofort welche Zutaten brauchen wir. 500 g di farina, 500 g mel, 10 g di cacao amaro, 100 g cacao, aromi, ho utilizzato cardamomo, anice stellato, chiodi di garofano, ein bisschen Nelken, Anis, Sterna Anis, Orangenschale, Cardamom, della noce moscata, Muscatnuss, ein bisschen Salz, un poco di sale, ein bisschen Backpulver, un po' di lievito per dolci, ein bisschen Natron, un po' di bicarbonato di sodio, due uova intere, zwei Eier, 150 g di margarina, 150 g margarine, 110 g zucchero di canna, 110 g brown zucca, 150 g di miele d'acacia, 150 g Honig. Avrò l'aiuto di un ospite speciale. Cos'è? Chi è che arriva? Amore, ciao! Lui è Vincenzo e mi aiuterà a fare i biscottini. Grazie, le portate pure a me? Sì. Ok, ce le mettiamo e iniziamo subito con la ricetta. Mi si attacca qua, ok? Ok, allora, per prima cosa Vincenzo, devi andare a schiacciare, mettiamo pure del pepe qua, nel nostro mortaio. Ce la farò con queste orecchiette? Non lo so, mi attacco ovunque. Aspetta, ti metto un po' di noce moscata e per aiutarti nello schiacciare i nostri aromi ti darò un goccino di zucchero. Mettiti di qua. Allora, si saluta, buongiorno a tutti. Buongiorno. Non ti vergognare. Per prima cosa prendiamo il nostro miele, lo mettiamo in un pentolino, in una padellina antiaderente, accendiamo la fiamma, aggiungiamo il nostro burro e lo zucchero di canna e aspettiamo che tutto si sciolga. Prendiamo la farina, la iniziamo a mettere nella nostra planetaria. Sì, nella nostra planetaria e andiamo ad aggiungere il cacao e aspettiamo che Vincenzo finisca di miscelare i nostri aromi. Allora Vincenzo, raccontiamo ai nostri amici quanti anni hai? Sì, 9. 9? E che classe frequenti? La quarta. Quanti compagnetti di classe hai? Quante femminucce? 11. 11 femminucce, compresa la tua maestra? Sono 12. Con la tua maestra 12. E maschietti? 8. Che cosa pensi se facciamo per le femminucce la forma di angioletto e per i maschietti la forma di omino? Ti piace l'idea? Sì. Sì? Così domani glieli porto. Vediamo. Sono ben amalgamate. Wow, hai fatto un ottimo lavoro, amore. Grazie. Adesso li mettiamo tutti insieme alla farina. È stato grande. Mettiamo questo di lato. Il nostro composto è quasi pronto. Diamo una mescolata alle polveri. Aggiungiamo il pizzico di sale. E aggiungiamo, questa fase la faccio io perché è caldo, non voglio che ti bruci, il nostro composto e facciamo partire la macchina, giusto? Sì. Ok. Ora devi aggiungere le uova, prima ne fai cadere uno e poi ne metti un altro, ok? Dai. We won't go until we get some.
andiamo ad inserire l'altro, ok? Avete capito? Dopo che abbiamo amalgamato le nostre farine insieme al composto di burro, miele e zucchero, andiamo ad aggiungere le uova una alla volta. Come si dice in tedesco? Zuerst und wir was? Genau. Zuerst müssen wir alle die Zucker mit Honig und Honig. Mit Honig, genau. Und Zucker mischen. Den trockenen Zutaten. Danach sollen wir die Eier rein nach den Eier. Danach den anderen reinmachen. Genau, super. Haben wir geschafft. Se vediamo che il nostro composto è troppo morbido, come in questo modo, questo succede a seconda delle uova. Certe volte troviamo delle uova di dimensioni piccolissime, a volte le troviamo più grandi. Quindi se vediamo che il nostro composto è di questa consistenza così morbida, andiamo ad aggiungere un po' di farina una volta, fino a quando vediamo che il composto è della giusta consistenza. E a questo punto possiamo inserire anche la nostra punta del bicarbonato, natron e il nostro lievito per dolci, un tempapulva su fügen. E facciamo ripartire la macchina. E come si dice in tedesco? Facciamo ripartire la macchina. La svedi macchina. Mission, che? No? Mescolare la macchina. A questo punto il nostro impasto è pronto e lo andiamo a formare un panetto sopra la nostra spianatoia. Cospargiamo la nostra spianatoia con un po' di farina, poca, non troppa. L'impasto è pronto quanto non si appiccica alle mani. Posso provare? Certo! Ce l'hai pulite le mani, giusto? Sì. Ok, visto che non si appiccica? Sai cosa dobbiamo fare ora? Sì! Cosa? Metterla dritta e formare le persone. No, ancora no, amore, ancora è troppo presto. Allora. E cosa si fa? Avendo formato il nostro panetto in questo modo, andiamola a mettere dentro un barattolo e chiuso ermeticamente, oppure la avvolgiamo in una pellicola trasparente e lo andiamo a riporre in frigo per 2 ore. Purtroppo dobbiamo aspettare 2 ore, amore, minimo 2 ore, perché se avete le possibilità di metterlo in frigo per tutta la notte è ancora meglio. Ci vediamo dopo, così formiamo i nostri biscottini. Nel frattempo che aspettiamo che i nostri biscottini che il nostro impasto dei biscotti si raffreddi in frigo, un'altra cosa. Sì, lo sai qualcosa? No, non credo. Andiamo a fare la ghiaccia reale. La ghiaccia reale ci servirà per andare a fare delle decorazioni sopra i nostri biscottini di pan di zenzero. Speriamo, amore. Come si fa la ghiaccia reale? Vi dico subito di quali ingredienti abbiamo bisogno. 50 g di albume d'uovo, mezzo limone spremuto e 250 g di zucchero a velo. Il limone l'ho filtrato con un colino a maglie strette e lo zucchero a velo l'abbiamo setacciato. Metti l'albume d'uovo nella ciotola. Dai. Stop. Mi raccomando, la ciotola deve essere pulitissima. Se iniziamo, sì, di qua. We wish you a Merry Christmas. Ti viene male? Un po'. Faccio io? Sì. Tu mi aggiungi poi le altre cose. Da quando inizia a schiumare, perché passi di là, Vincenzo? Vieni qua, amore. Una renna che cammina veloce. Quando inizia a schiumare iniziamo ad aggiungere lo zucchero poco alla volta. Poco alla volta. Sai che fai? Prenditi un cucchiaio e lo fai con un cucchiaio.
farlo tu. E continuiamo ad aggiungere lo zucchero fino ad esaurire tutti gli ingredienti. Colore vuoi, amore? Verde e rosso. E rosa. Ok. Verde e rosa. Rosa facciamo gli angioletti? Sì. E verde? Io ti posso aiutare pure. Sì, mettiti le orecchiette, tieni. Ce le pulite le mani? Sì? Ok, vieni qua. Aspetta che ti aiuto. Ciao Rennina, ciao! Io sono e il verde? Chi sei tu? Gli ometti verdi e gli angioletti rosa. E il bianco pure. Il bianco anche, sì. Lasciamo. Allora dividiamo il composto in tre. In tre? In tre? Sì. Tre. Quante ciotole sono? Due. No, silenzio. Quante ciotole sono? Contale. 5 e 7. 1, 2 e 3. Mettiamo un po' di verde. Posso metterci il rosa? Metti il rosa. Ne vuoi io? Ce lo facciamo fare a Sandra che non ha fatto sì, niente. Ok, dai. Non ne mettere troppo, eh. Premi. Vai. Premi. Stop. Mettiamo. Utilizzate colorante gel e non... Posso mescolare? Allora, io gesso mescola rosa, sangue, no, io il verde e sangue mescola il rosa. Mescola, tieni la mano qua. Sta diventando bello verde, un verde pastello. Questo sì, bello rosa. Sì, amore, bravissimo. Guardate che bimbi stupendi che ho io. La nostra ghiaccia reale è pronta e può essere conservata in credenza per un massimo di 3 settimane. A questo punto la copriamo ermeticamente. Sì, io chiudo con la grande. Oh, sì. Prendi l'altro tappo, sbagliato tappo. Ho sbagliato tappo. E la mettiamo da parte. Andiamo a riprendere i nostri biscottini dal frigo. Sì. A questo punto abbiamo ripreso il nostro impasto dal frigorifero. Sì. Mettiamo un po' di farina da Vincenzo. Sì. Un po' di farina da Santo. Sì. E diamo un po' di impasto a Santo. E un po' a me. E poi a me. Tieni. E un po' a Vincenzo. E il resto lo prendi tu. Esatto. Però anche tu devi mettere la farina. Certo, amore. Sono diventa difficile. Bravo Santo. Ma sei pratica, mamma. Metto un po' di farina pure io. Sei più veloce? Sì. Bravo. Dobbiamo stenderlo per circa 5 mm. Vediamo, toglielo. Oh. Toglielo ora, togli quello. Che bello, ti piace? Ricordati quanti omini devi fare? 20. Allora, uno, io penso alle femminucce, ok? Due. Ah! Tre. Ma non c'è dito. Bravo. Quattro. Quattro. Ancora c'è più. Ancora, allora, visto che lo sai. Abbiamo l'ultimo impastino e abbiamo guarda! Che bello, pure tu l'hai fatto, faglielo vedere alla telecamera, sembra più che un pupazzo di neve o qualcos'altro che non è in tema è con bello. Il nostro video. Amici, che cosa hai detto? Amici, GM.
bello. Luigi, tu hai sabato? Ma guarda, una volta che avete preparato tutti i biscottini, li dovete disporre nella placca da forno in modo largo, lasciate sì, un po' di spazio. E poi io taglio la neve. Aspetta, dovete sporre larghi perché andranno a lievitare un po' in cottura. Mamma, mettete in forno preriscaldato statico, metto. 180 gradi. Metto. Va bene, me lo metto io. E dicevo, poi c'è un appello. Silenzio. In forno statico a 180 gradi preriscaldato per circa 10-12 minuti. Orientatevi voi per la cottura. Sì, perché facciamo i biscotti. Perché? Also, sag mal auf Deutsch. Adesso lo ripeto in tedesco. Se tu stai zitto, grazie. Chiacchierone, peggio della mamma. No! No? Ok. Also, da muss in Backofen. Die Backofen muss oben unter Hitze, unter 80 Grad für ungefähr 10-12 Minuten. E peggio per me, mamma. Alles klar. Bis später dann. Ci vediamo dopo. Ancora caldi, andate a passare qualcosa per allisciare la superficie. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. I nostri biscottini si sono raffreddati, possiamo andarli a decorare. Ho messo la ghiaccia reale nella sacca a poche ed ho utilizzato per quella bianca una bocchetta con un tool con un diametro di 2 mm e gli altri uno di uno spessore un po' più largo. Adesso non ci resta che proseguire così con tutti e ci vediamo dopo. Comunque la decorazione è a vostro piacere, a vostra fantasia. Sbizzarritela tutta, sbizzarritevi al massimo e fate dei bei biscottini. Ci vediamo dopo e vi faccio vedere quando sono tutti pronti. Convincenza di mettere ogni biscottino dentro il sacchettino così natalizio. Ancora. Aspetta. Che cosa? Bravo, tu gli scriverai buon Natale. Buon Natale a tutti. Quindi vai là, fai vedere pure questi così. Questo rondoletto sarà per le ragazze e questo qua per i maschi. Hai visto? Bravissimo, che bel pensiero che hai avuto. A questo punto noi finiremo di impacchettare tutti gli altri. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale e mettete mi piace. Grazie per aver guardato tutto il video. Alla prossima videoricetta dalla cucina del cuore. Ciao! Wenn es euch gefallen hat, abonniert uns. Und mach dein Like hoch. Tschüss. Ciao.